diciamo, facciamo alla città una restituzione, che è quella del filmato, del tour che il gruppo dei ragazzi dello Zamba Gnamani ha fatto a fine 2013 e che ha avuto come tappa Matera. I ragazzi, che erano credo 12-13 ragazzi, 16. Sono stati ospitati nelle famiglie. Questa esperienza, che è stata un'esperienza molto calda, come soprattutto per i figli delle famiglie, devo dire, e secondo me si iscrive veramente in maniera, come dire, lineare su quelle che sono le caratteristiche che hanno portato alla candidatura di Matera come città capitale della cultura, cioè a quella della proposta non della cittadinanza come cittadinanza, come dire, turistica, ma di avere gli ospiti come cittadinanza transitoria. I ragazzi sono venuti e sono stati nelle famiglie, hanno pranzato, c'erano con noi, c'è qualcuno che si è fatto lavare anche i panni. È stata un'esperienza veramente molto, molto calda, ripeto. La giornata quindi ha il senso della restituzione attraverso un video che l'associazione Amani ha realizzato da parte di Matteo Sanna, mi sembra che sia l'autore del video. Qui c'è Chiara Vezzani, che è una collaboratrice di Amani, che io ho conosciuto a Nairobi quando siamo andati con l'associazione Energeia nel 2012 ormai, credo. Anche quella era una restituzione per i ragazzi che avevano vinto il premio Kaleidos, che era un premio di fotoracconti, e che noi abbiamo portato presso il villaggio, la comunità di Kivuli a Nairobi. Chiara vi parlerà appunto dell'esperienza di Amani e anche di questo. Però diciamo oggi l'entrée è un'ospitata quella di Gaia Ferrara, che sta attraversando in bicicletta Puglia, Basilicata e Calabria per Libera, no? Per il progetto, diciamo, di riqualificazione dei beni confiscati. No, il progetto è un altro. Vabbè, allora ve lo spiegano anche lì, il progetto, che è la referente per Libera qui a Matera. Libera appoggia Gaia in questo suo viaggio, lei è partita il 28 marzo da Campo Marino e oggi siamo andati alla terza a prenderla, perché la Taranto con la bicicletta ha pedalato sotto l'acqua, sotto il vento e rischiando di essere anche investita dalle auto. Comunque il suo progetto, che adesso si accinge a mostrarvi, riguarda soprattutto l'opera di sensibilizzazione, di informazione sui migranti. Lì già l'anno scorso si è occupata, ha fatto la stessa cosa per i migranti di Porto Paolo, quei porti che sono ancora seppelliti in mare e ancora sono, diciamo, non si sa se rimarranno, sicuramente rimarranno là, però lì ha compiuto quest'opera di sensibilizzazione per almeno far venire a conoscenza tutti la cittadinanza di questo, di quello che succede, di così che non sappiamo. Quindi adesso lascio la parola a Sara e spiego il suo progetto. Buonasera a tutti, grazie per avermi ospitato questa sera. Io sono Libera, è mia amica, che io spero, penso di esserlo a mia volta. Io sono fondato e dirigo tutt'oggi un'associazione che si chiama Viandando, una giovane associazione nata da un anno che promuove il turismo in bicicletta come occasione di incontro, di promozione sociale, di promozione delle culture e dei popoli, come strumento anche di conoscenza e di dialogo.
l'anno scorso, come diceva Margherita, ho fatto 1200 km in bici per raccontare quella storia. Oggi vorrei provare, andando, vorrei provare a rilanciare, a dire che magari proviamo a farne non 1200 da sola, ma 12.000 tutti insieme. Abbiamo lanciato un progetto che si chiama 12.000 km in bici, anche nel viaggiare scopri la migrazione. Un progetto, che diceva giustamente Margherita, di sensibilizzazione rispetto alle tematiche connesse con la migrazione, che parte dall'osservazione che spesso forse le informazioni che abbiamo a disposizione per valutare siano o poche o incomplete o addirittura talvolta strumentalizzate, e che propone di provare a mettersi in discussione, a riflettere, a prendersi un po' di tempo, perché non è in bicicletta, e se lo si fa, se si decide di farlo, fare questa sorta di firma a pedali, l'abbiamo chiamata, cioè diciamo pedalate, fate alcuni chilometri e donateci i vostri chilometri, in modo che riusciamo a mettere insieme un gruppo di persone che nell'arco di 2 mesi e mezzo fino alla metà di giugno abbiano sostenuto l'idea che la migrazione non è un qualcosa che riguarda altri senza un volto ed un nome, ma riguarda noi tutti, riguarda delle persone che hanno delle storie alle spalle e che fanno, a volte sono più strette, altre volte fanno delle scelte non semplici e affrontano dei viaggi drammatici, per cui hanno coraggio, forza, a volte egoismo, e che comunque riguarda tutti noi. Io 2 settimane fa ho chiamato i miei compagni di classe perché eravamo la nostra professoressa, di 27 che eravamo, 13 sono andati all'estero, quindi non è un fenomeno che riguarda altri, è un fenomeno che riguarda noi tutti, e noi tutti come persone. Io vorrei essere un mentore di occasioni di incontro e di confronto, come quella di questa sera. Sono una di passaggio, mi auguro, mi aspetto che dopo il mio passaggio qualcosa nasca, e mi metto a disposizione di questa idea. Vi ringrazio e spero che abbiate sul sito di Viandando, viandando.eu, hashtag 12.000 km, trovate anche il progetto, abbiamo una pagina Facebook, se mettete mi piace ci fa piacere, e se avete voglia di sostenerci in questo modo è già un aiuto, una conquista. Chiara, ti sei un video, così possiamo farci vedere. Sì, così lo facciamo vedere. Dunque, come ricordava anche Edoardo, ma come alcuni di voi sapranno sicuramente, nel novembre 2013 sono arrivati 16 ragazzi dallo Zambia e hanno fatto un giro lungo 14 città in Italia. Sono partiti da Torino, hanno toccato Milano, Piacenza, Bologna, Rimini, sono passati a Bari e sono arrivati anche a Matera. Questo documentario è frutto di quell'esperienza, li seguiva un ragazzo che si chiama Matteo Sanna e lui ha girato tutto, da quando sono atterrati a quando sono ripartiti a Roma, e ha composto questo documentario che dura solo 25 minuti, no? Ha dovuto tagliare parecchio. E per noi è un modo questo per ringraziare le famiglie che li hanno accolti e tutti i gruppi anche che ci hanno sostenuto nell'iniziativa, perché senza i gruppi locali questo viaggio non sarebbe stato possibile. E da quando il documentario è stato finito, quindi dal dicembre, abbiamo iniziato a girare le varie tappe, quindi siamo stati a Torino, a Roma, a Caserta, a Bologna, oggi siamo a Matera e domani andremo a Bari per incontrare appunto voi che siete qua e che tra l'altro avete ospitato anche a dicembre un altro gruppo di amici, questa volta dal Kenya. È un documentario che secondo noi rende bene anche il senso dell'iniziativa. A Caserta un signore mi si avvicinò e mi disse, dopo averlo visto ho capito che cosa hanno fatto i ragazzi, perché in effetti quando i ragazzi arrivano e sono arrivati in una città non si ha tanto la percezione poi di quello che effettivamente ha significato il passaggio di questi ragazzi in tutte queste città italiane, nelle scuole, l'incontro con le famiglie e con i ragazzi della loro età. Questo secondo noi ci spiega bene quello che è stato e per noi è un modo veramente per ringraziarvi, perché altrimenti i ragazzi non sarebbero mai potuti venire senza il supporto che ci avete dato anche la materia. E lo facciamo vedere. Facciamo vedere, sì. Qua, sì. Le luci.
I was looking at my dreaming to see things.
Ciccio, lui viene da una tribù, da un popolo, dove la trasmissione del potere avviene in forma matrilineare. Quindi chi è importante è lo zio. Come lui è un boss, come attitudine, è soprannominato Valore, perché lo zio è veramente colui che comanda nella sua tradizione.
accompagnati da padre Chizzito Cezzani e dal presidente dell'ONG Amari Zumar Delini. Ci manda!
Sì. Cari fratelli e sorelle, ma mi spiace che voi siate sotto la pioggia, ma io sono con voi di qua. Siete coraggiosi, eh? Grazie. Con affetto saluto i ragazzi dello Zambia. E auguro loro di diventare pietre vive per costruire una società più umana. Oh, non mi è nessuno! Io ci sto molto seriamente del tuo cuginato. Non mi subito. Magari in Africa, perché no? Aperture mentali. Cioè, abbiamo una bella esperienza veramente... Io spero di andarci. Ma non la cagò che sì, sì. Valore dei figli, possiamo anche più bello, per noi è stato un complimento di vita. Abbiamo avuto poco tempo di stare con loro. Hanno concluso scrivendoci una lettera bellissima, io quasi vi almeno. Ma c'è scappata anche qualche annuncio di salutare, reciprocamente. E torniamo il prima possibile, se possibile. Gianmarco non dice niente. Eh? Ma io... Niente, mi dicono che devo dire qualcosa. Volevo ricordare che c'è stato un altro Cefini Piede di Lecce, io non c'ero, noi non ce l'avamo perché eravamo non con Padre Chizzito quella volta e non con i ragazzi quella volta dal Kenya, dicembre scorso, ma eravamo impegnati in altre tappe, in altre iniziative sparse in quel periodo, ne facciamo molte. Però c'è stato un altro passaggio in dicembre che non si vede qui,
però il ringraziamento va anche a quelle famiglie, non so se ci sono stasera, se no Michele si fa portavoce, spero, ed è un'attività, come capite, come avete visto, poi c'è Chiara, c'è Silvia che è in fondo al banco, ma lei è la persona che è di Bari, ma che ha organizzato tutto questo, che è stato, come avete capito, anche molto impegnativo, quindi se c'è qualche domanda loro meglio di me possono rispondere. Però ci tenevo, ecco, anche a ringraziare chi ha ospitato in dicembre i ragazzi del Kenya, non sono mai, mi diceva prima Michele di cominciare, succede un po' tutto all'ultimo, no? Noi stavolta ci siamo preparati con più tempo, Silvia ha fatto un grandissimo lavoro, perché le tappe erano tante, però anche all'ultimo momento poi le cose sono andate bene anche in dicembre, sono viaggi importantissimi per i ragazzi. Al di là dello spettacolo, è un modo per ringraziare chi ospita, e certamente non sono professionisti, anche se è sempre molto bello, però è soprattutto importante per i ragazzi mettere, dopo anni, diciamo, di vita ritrovata in qualche modo, mettere il naso fuori, lontano dalla loro realtà e cominciare un viaggio, speriamo che sia il primo di tanti altri, che siano un po' diversi dai viaggi che Gaia, non sbaglio, cerca di non dimenticare con il suo impegno e con quello che sta facendo. E quindi speriamo che possano viaggiare altrove, quindi il film, credo, il documentario, come vogliamo chiamarlo film, credo che sia qui anche per darlo alle famiglie che hanno ospitato, in particolare a chiunque vuole. Ce l'hanno chiesto un po' le scuole, è una cosa che sta circolando, che piace, chiunque vuole può averlo, è una cosa fatta soprattutto per ringraziare le famiglie che almeno tra un po' di anni, soprattutto i ragazzi, si ritrovano queste immagini di quella cosa fatta molti anni fa e si possono ricordare i volti di chi ha ospitato. Piaciuto non essere qui a dicembre, si poteva fare qualche ripresa, anche in quel caso qualche ritorno, immagino avete fatto voi ampiamente. Siamo in buone mani sempre, quindi niente, ecco. Se c'è qualche domanda volentieri, se no Chiara, che ha parlato prima di me, credo che sia pronta per dare a tutti se vieni qui così. Cioè, lo abbiamo caricato online, quindi se mi lasciate l'indirizzo email, vi mando il link da cui si scarica Chiaro. Ecco, poi dico solo l'ultima cosa perché mi è venuto in mente venendo oggi in treno qui. Sono 15 anni che veniamo a Matera, in forme diverse, con iniziative diverse, e c'è questo rapporto di amicizia con le associazioni locali che col tempo poi sono diventati amici. Quindi molti vengono a Nairobi uno dopo l'altro, a volte non lo sappiamo nemmeno, sono là e sappiamo che tutto va bene, lo veniamo a sapere dopo, quindi del massimo vuol dire che si sentono a casa. E quindi cominciamo su pochi tante cose belle fatte insieme, speriamo di farne ancora delle altre, di avere la forza di vivere iniziative così che non sono mai semplici. Come vedete bene, senza le famiglie in tutta Italia, come anche qui a Matera, non avremmo fatto niente, sarebbe rimasta solo una bella idea. Quindi grazie a tutti. Volevamo ricordare anche che il percorso di Amani prevede anche la presenza di altre nazioni, come soprattutto il Kenya. E diciamo, io non sono un esperto, no? Quando sono andato in Kenya ci sono andato essenzialmente come accompagnatore, oltretutto era la prima volta che ero il più vecchio del gruppo della comunità, quindi questa cosa è stata particolarmente, come dire, mi ha fatto capire come stessi invecchiando, però ho capito perfettamente che al centro di questi progetti ci sono i bambini. E questo mi sembra che sia una cosa importante perché ci sono in questo momento 350 bambini che iniziano un percorso nelle comunità di Amani, che questo percorso è un percorso educativo, è un percorso di integrazione sociale, ma è anche un percorso basato su dei progetti in cui il ruolo del volontariato
è fondamentale. E l'altra cosa è che, insomma, tutti i progetti sono mirati alla popolazione locale, quindi voi non vedrete mai in Comunità di Amani un operatore che non sia un operatore del luogo, che non abbia, come dire, come target, quindi i bambini vanno, studiano, dopo diventano educatori, dopo si laureano e hanno delle professioni. E io penso che questa cosa sia importante, anche perché, come diceva Chiara prima, la questione delle risorse è sempre una questione fondamentale, no? Che sarebbe un atteggiamento snobistico, secondo me, dimenticarci di questa cosa. Allora, a proposito delle risorse, Chiara diceva prima che il viaggio non si sarebbe potuto fare senza questo passaparola delle famiglie, senza i link con le associazioni locali, no? Con pochissime sponsorizzazioni, diciamo, di tipo istituzionale, no? Senza di queste, e ora siamo in un periodo del 5 per 1000, il 5 per 1000 è fondamentale per Amani, no? Credo che rappresenti circa l'8-10% del bilancio, mi sembra, Gianmarco. Incrementare il 5 per 1000 è un'opera fondamentale. Noi avevamo pensato anche di portare una testimonianza, che è quella di Paola, rispetto a quello che abbiamo fatto noi a Nairobi. Se vi va di aspettare 5 minuti, la sentiamo, così abbiamo una testimonianza di una giovane ventenne. Vabbè, allora, noi siamo andati a Nairobi 3 anni fa, io ho solamente 17 anni, senza nessuna minima preparazione, senza niente, perché non siamo neanche andati a fare volontariato, siamo stati solo una settimana, e ci hanno portato per i vari centri, ci hanno fatto vedere il lavoro che fanno a Nairobi, che fanno nei centri, e non lo so, penso che la cosa più bella di tutta questa esperienza sia il fatto che alla fine eravamo 5 ragazzi che hanno vissuto insieme nella stessa stanza, in questo centro, sempre con le stesse persone, e questi bambini e i vari operatori. Quindi si è creato questo gruppo di famiglie ed è stato come sentirsi a casa per una sola settimana, però di conseguenza, sentendosi a casa in un posto, poi ci sente in dovere di fare qualcosa per questo posto, perché se si prova amore verso casa propria, poi si cerca in qualche modo di migliorarla il più possibile, e quindi la praticità di tutto quello che abbiamo fatto alla fine è andata a confluire in questo amore, diciamo, spassionato verso tutto quello che è possibile fare, che non lo so, loro fanno continuamente, mio padre sta seguendo anche tantissimo e continua a dare sempre informazioni, ed è sempre bello sentire che qualcuno fa qualcosa, e ovviamente c'è anche il livello affettivo verso le persone che abbiamo conosciuto, quindi anche l'apprezzamento verso il loro lavoro aumenta notevolmente. No, scusate, ma qui ci hanno costretto ai complimenti, io ringrazio tutti. No, vogliamo solo dire che l'iniziativa per cui Paolo, non so se Silvestro è ancora qui, Silvestro a lavorare, era un'iniziativa che è nata proprio perché si collabora insieme, cioè la provincia di Potenza a un certo punto ha contattato qui gli amici di Matera e Nergeia, pensando di fare un concorso mirato alle scuole della regione. La cosa poi, appunto, è stata nominata prima da Edoardo, questo progetto Kaleidos, e i ragazzi che hanno vinto, grazie alle risorse messe a disposizione dalla provincia di Potenza, hanno vinto sostanzialmente un viaggio. Quindi sono però un viaggio con certe regole, non di turismo. E quindi, come diceva Paola, vivendo in comunità, ospitati nei centri, cercando di capire qual è il servizio che si fa ai bambini di strada. Così è nata l'iniziativa. Edoardo, poi, siccome l'associazione di Matera era coinvolta, ne ha deciso di accompagnarli, ha portato sua figlia minorenne, e
di 17 anni all'epoca, e così poi ci siamo ritrovati in questo gruppo della Basilicata in casa di ragazzi che non si conoscevano tra loro, perché venivano da licei diversi, da scuole superiori diverse ed erano sostanzialmente i vincitori. Poi era venuta qui Maria Gianniti del GR1 con Pietro Veronese, che facevano parte della giuria, hanno fatto un bel incontro con gli studenti, che è stato un momento conclusivo che hanno poi, come Paola, protagonisti del viaggio, raccontato. Ecco, era solo per raccontare meglio come Paola e Leonardo sono arrivati fino da noi. Ora parte la campagna di volontari di Amani, no? In realtà abbiamo appena chiuso l'iscrizione, però se ci fosse un qualcuno che si vuole inserire a luglio. Noi ogni anno ad agosto organizziamo questi campi rivolti per lo più ai giovani, poi dai 18 anni in su valutiamo tutte le candidature. Le candidature, assolutamente. E ci sono 5 weekend di formazione e di preparazione al viaggio, che inizieranno a maggio. E il prossimo weekend selezioniamo, facciamo l'ultimo incontro di selezione per gli iscritti al viaggio, che non è niente di che, non chiediamo nessuna competenza specifica, niente di niente, è soltanto un modo per conoscersi, far conoscere bene quello che offriamo, e se ci incontriamo bene poi partiamo insieme, viviamo un mese nei centri di accoglienza che abbiamo in Cagliari. E poi l'ospitalità è aperta a tutti. Nomino ancora Michele Di Lecce, che è stato con altri amici luglio scorso, esatto, per l'ennesima volta. Quindi in realtà noi pensiamo che le case debbano essere aperte, siamo attrezzati per avere un'ospitalità semplice, in modo da avere sempre più un rapporto diretto, di relazione, che permetta alle persone di capire cosa facciamo da vicino, perché è la cosa migliore, perché se no comunque siamo stasera sta qui a raccontarvi come vive un bambino di strada, ma perderemo del tempo, non faremo mai capire qual è la realtà. Venendo lì in un momento si capisce e poi c'è anche voglia di impegnarsi con noi e di fare qualcosa insieme tutti quanti. Guarda Gianmarco, io che pure vi conosco da tanti anni, ho capito fino in fondo quello che voi fate proprio quando abbiamo assistito con Edoardo Arrioniero allo spettacolo, che è una parte, ma poi Padre Chizzito ci ha fatto vedere il suo documentario, uno dei tanti documentari, cioè io ho capito appieno da dove partono questi ragazzi e poi dove arrivano con le strutture che voi organizzate, con il lavoro che fate. Io l'ho capito grazie allo scambio che c'è stato quando i ragazzi sono venuti qua. Perché lì arrivano i ragazzi in carne e ossa, cioè avete in casa la persona umana, credo che sia questa la cosa importante, se vuoi dire qualcosa anche tu, cioè il fatto che tutte le storie che sentiamo, noi poi abbiamo in casa Salvini, che è uno di quelli che va come un treno su questi argomenti tra i tanti, però poi quando anche lui, credo, se avesse la persona umana di vicino in casa sua, che alla fine è un ragazzo di 16, 17, 18 anni, che dialoga con suo figlio, che ha gli stessi bisogni, che non è più il ragazzo di strada di qualche anno fa, perché evidentemente ha fatto un percorso, ha vissuto con noi un periodo, inevitabilmente tutte le teorie e tutte le ideologie crollano in un secondo, perché il rapporto umano, l'incontro umano fa una differenza fondamentale. E quindi credo che il valore di questo viaggio, di incontro con voi, il fatto che li avete ospitati in casa, li avete dato da mangiare in semplicità, tutti i giri, lavati i panni, tutte le paranoie, chissà che cosa ci saranno in quei panni, che batteri. Si lavano i panni, un ragazzo si veste, va via felice, in quella casa, quella sera c'è stata felicità in famiglia. È la cosa migliore, più bella che ci può succedere, a noi come a loro, che siamo, abbiamo la stessa radice umana, insomma. Quindi niente, spiace per il tempo, ma grazie a voi che invece non vi siete fatti vincere dal freddo e siete venuti fino a qui. Salutiamo anche la padrona di casa che ci ospita gratuitamente, che in questi tempi è una parola proibita. No, invece in questo museo si cerca di essere sempre proibiti, allora, perennemente proibiti, perché quelle cose bisogna farle insieme e io condivido tutto quello che avete detto, non ho visto tutto filmato come dicevo prima, ma come farete a vedere. Possiamo recuperare. E la maggior parte delle persone presenti è padrona di casa insieme a noi. Questo museo è diventato un luogo di incontro, vero, un punto di riferimento per una comunità. Attorno a questo museo sono partite tante storie che ci hanno fatto diventare la capitale europea della cultura, e questo
questo significa molto per noi, perché è una comunità intera che rompendo tutti questi tabù, tutte queste separazioni, tutte queste cose che stavo dicendo così bene, si è fatta promotrice insieme di un messaggio diverso. Ecco qua che stiamo incontrando, credo che non è la prima volta che voi entrate in questo museo, siete amici anche voi di queste nostre stanze che sono importanti non tanto e non solo perché sono belle e perché sono piene di belle cose, sono importanti perché sono piene di persone, che qua dentro costruiscono relazioni diverse, relazioni tra loro, relazioni con le opere, relazioni con gli ospiti che arrivano, con questi cittadini temporanei che abbiamo già avuto modo di ospitare, e grazie al lavoro che qua veramente si fa, credo che avremo ancora modo di rincontrare te, felice. E questa è un po' la scommessa che facciamo. Fa molto piacere aver sentito parlare ragazze. Voi due mi sentite, beh, santo cielo, è un bellissimo fatto, un bellissimo esempio. E di questi esempi abbiamo bisogno, bisogna davvero allargare sempre di più. A questo proposito, Paola, ci vuoi nominare i tuoi compagni di viaggio che erano tutti di quei? Quindi vieni qui. Te li ricordi ancora? Non dire che li dimenticati, spero che no. Tutti i giorni. Ci senti ancora? Sì. Quindi è Silvestro. Silvestro, la Certosa. Il cognome non per ricordo. No, sì, per ricordo. Il cognome da dove vengono? Silvestro, la Certosa, che è di Matera, che è un artistico. Poi c'è Carmine Caglia, che è della provincia di Potenza. E... ti ricordi il paese? No, il nome del paese no. Quello di Pisa sì. Spinazzone. No. Il paese è Puglia, Spinazzola. Antonio Scaltrito, che è di Spinazzola. Elisa, ecco, il cognome di Elisa, non me lo ricordo. Cioè, no, non me lo ricordo, non riuscivo a pronunciarlo. Che Elisa è figlia di una signora africana e di un italiano. Quindi, è una... quindi sì, il cognome è... ce l'ha spiegato bene, che è di San Fede. Chiedo scusa, se è possibile pubblicizzarla la prossima volta, oggi non lo sapeva nessuno. Io andavo a caccia su internet, non c'era scritto nulla. Mi ha chiamato lei, mi ha mandato il messaggio, è un invito. Mi ha mandato il messaggio, si fa a San Rocco. Va a San Rocco, non c'è nessuno, è stato spostato. Possibile. È un peccato, ce la fanno sapere anche agli altri. Se no, diciamo che coinvolgiamo, e poi lo sappiamo solo noi. Cioè, mi perdono, siccome, no, siccome c'è un social network che siamo Facebook, non so se ne siete. Sì, certo. Non ci sta sotto niente. Sassi Live, niente. Sassi Live, niente. Com'è? No. Dov'è? Sassi Live. L'ho visto da stamattina alle 8 fino alle 5. Non c'è. Vabbè, cercheremo di far meglio. Possiamo recuperare, possiamo mandare il video così almeno quello dov'è. Sì, mi dispiace, lei è una potenza. Mi dispiace. Cioè, mi dispiace che non la potenza, che lì apposta a posto, parliamo di condivisioni, di cosa devono sapere. Adesso cercare di recuperare. È un invito provocatorio, però è un invito a coinvolgere su principi sani, su missioni sane, a farlo sapere alla gente. Molto si fanno iniziative, e lo sanno solo loro. Tutto qua. Grazie. Ricevuto, messaggio ricevuto di Alessio. Bene, grazie. Se non ci sono domande, grazie a tutti ancora una volta.